Benissimo, mandateci pure vostro Severo. La bocca, invece mi sa la causa, quindi. E insiste, ma se ti ho detto che è persona mia, perché non può stare? Ma scusate, che sta combinando, che sta maniera? Beh, ora si può facendo un infracco e con la cravatta bianca. Uno come si trova, bene. Lo vede, la faccia. Lasciate stare. Lasciamo stare. Ma non ci capite, ma ci devo dare una cosa, che no? Tu così che mi sembrava, che tu la zarona che sta soltanto vicino a me. La zarona? E quando mai avete detto questa parola, voi? No, io lo sento. Talmente forte che si induzza tutta la faccia, capito? Ma tu vuoi una scanzina come mettere un cuscino, così sapeva lì? E tu fatta la capuzza e ci vuoi la piesta! Vedi, signori, è facile poco in silenzio. Allora, o presidente! Lei da allora! Ma se mi ha detto la persona lì, ma questa è proprio una mancanza di rispetto nei miei confronti! Ma quella puzza di cipolla! Dai, piacere, questo ha fatto così! Io non capisco, non hai la puzza di cipolla, non puzza di cipolla! Ah. Ma quello è un profumo! È buttato la testa! Questa ha potuto e questa ha fatto così! Signore, puntate! Questa! Entra la corte! Ma tu arrivo. Ma trovo si Guglielmo la figliata. La messa. Vieni aperta. Avanti. Michele Pascone. Pascone Michele. Signor Presidente, Michele Pasco, manca. Chi manca? Sono tre volte che voi chiamate. Ecco come chiamate. Pascone Michele. Signor Presidente, mi chiamo Michele Pascone. Ma è stato io. Presente, io ma più come chiamate. Michele Pascone, Pascone Michele, la stessa cosa. Dove? Che mi dà schifezze, mi destra. Ecco qui, ma Michele sa ci vuole. Avanti la posta. Basta! Avanti! Rosella Paparella! Presente! Emma Carcioffo! Presente! Ok, la facile si fa! Cennarino Fasulillo! Ma, e dove sta? Siamo là, c'è un punto di documento! Svegliatelo! Chiaro, chi si mette a paura, è qua giù! Cennarino, dici presente! Sì signore, e quando che lo sapete, sedetevi!